c'è la parte bianca. No. Ora comincia il film, sbrigati. Santo cielo. Ehi, buonasera. Buonasera. Siamo tornati. Ciao. Dai, mettetela, basta tu. Ciao. Madonna, raga, io c'ho un... Stanno salutando. Oh, ciao. Non ci credi. Prego. Ciao, scusami, una... Ti dobbiamo chiedere una cosa. Che cosa? Un video. Vuoi aprire un video? Sì. Appariamo. Perfetto, allora praticamente ci devi fare. Noi abbiamo un biglietto online, ok? Ok. Vogliamo fare solo una piccola clip in cui noi arriviamo, diciamo, tre biglietti. Ok. E tu per quale film? E okay, poi riprendiamo. Va bene. Perfetto, ci sei? Ci siamo. Attore, come ti chiami? Gabriele. Gabriele, attore. Gabriele è pronto? Pronto, io pure. Tu sei pronto? Sì. Cameraman? Pronto. Inquadra prima lui, eh? Alza la voce. Inquadra prima lui. Sì. Prego, ragazzi. Tre biglietti, grazie. E per che film? La sirenetta. La sirenetta, sì. Ti piace? Ci piace, grazie. Film è fatto? Io voglio vedere questo. Vediamo il poster. Anche se era Spider-Man, Spider-Man. Spider-Verse. Spider-Man, mi hanno... Aspettate che vi do l'incontro. No. Dai. Io penso. Dai. Spider-Man, salvami. No, questa è un'altra versione. Andiamo. Non guidateli che non vedo. Ma i ragazzi stanno ancora cambiando. Sì. E dobbiamo fare l'entrata. Sì, aspettiamo un attimo. Sì, il nostro film è questo. Non si può entrare. Bisogna essere. Prima la foto con il film non inizia finché non entriamo noi. Esatto. Doc. Sedetevi, mi raccomando. Ottimo. Stanno mostrando il trailer di The Flash, lo sento. Sì, sì. Oh, The Flash anche questi da stare. No, cazzo gente. Mettiamo a correre. Oh, anche Barbie vestito da Spider-Man. Bellissimo. Ah, Barbie. Sì. Oppenheimer vestito da Spider-Man. Quello con il cartello. Bueno. Buonasera. Enjoy the music. Io Spider-Man. Se vuoi. Io ve lo dico, raga. Spider-Man, eccola! Questa, sto morendo. No, ancora. Solo per l'entrata. Sì, entrate, poi ve lo togliete. Sto telando. Stai telando perché sei... Un piccolo sacrificio. Pronti? Vai. Dove ci sotto? Ci sei? No. Aspetta, devo fare entrata. Ho i capelli davanti a tutto. Ma... Sono spento, lo dici. Questa cosa? Buon film! Niente? Grazie. Ok. Ma stasera cosa mangiamo? Quindi che è successo al sito della Cineteca? Io non parlo. Che è successo? C'hanno i server di Topolino. Della Cineteca, te. No. Mi dissocio. Lavori per una società se ti pagano. Secondo te mi pagano? Alberto, ti pagano? No. Crediti, ti pagano. Non ho capito.
molto a cuore, cioè Mean Streets e prima della rivoluzione, e hai raccontato di aver visto il film di Bertolucci alla prima per la stampa di New York e il film tra Folgorato, e hai detto che avevi desiderato di essere tu stesso a quel livello di maturazione, avevi 23 anni e desideravi di essere già lì. Allora io volevo chiederti, oltre il legame tra questi due film, dov'è il tuo 23 anni rispetto al cinema in quel momento? Just an overwhelming expression of beautiful art that he understood, where he had everything at his command at that young age of all the film, the filmmaking language, which was really a pure poetry. As I said, I was not that cognizant of all the different political issues in post-war Europe when I saw the film. I was very young. But I was locked into the film because of the characters and the style of the picture and the very poignant ending. È una espressione, quel film è un'espressione assolutamente travolgente, ti dà la sensazione che il regista Bertolucci abbia in mano perfettamente il mezzo film, il linguaggio cinematografico, ed è un linguaggio che è pura poesia. Io non, a quel tempo ero giovane, non ero al corrente di quali erano le istanze politiche che venivano fuori dal film in Europa, però sono stato proprio travolto dal film e risucchiato nel film dai personaggi. But where were you respect to cinema as a 23-year-old? Why did you want to be ready like he was? Where were you? Oh, well, no, I wanted to be where he was right then. Io volevo, avevo 23 anni e volevo assolutamente essere in quel momento dove era Bertolucci a livello cinematografico. But I had to learn, I had to travel my own world. Ma dovevo ancora imparare, dovevo fare il mio viaggio personale. And that was a series of 8 years of attempts at making features, editing documentaries, music films, being fired 4 or 5 times. Because all the doors that were closing were leading me to my own path. And it took 8 years before I made Mean Streets. Beh, ci sono voluti 8 anni prima di arrivare a fare Mean Streets, sono stati 8 anni di montaggio, di assistente alla regia, di documentario, di occasioni in cui mi hanno licenziato, mi hanno chiuso delle porte in faccia, però tutte le porte che mi venivano chiuse servivano anche quelle a costruire il mio percorso, e quindi dopo 8 anni ho fatto Mean Streets. I mean, I tried to do other things, films that other people wanted me to do, but I would always get fired. Ho provato a fare anche altri film che altre persone volevano che io facessi, ma finiva sempre che licenziavo. So it was forcing me, something was forcing me, and one of those, one of the forceful elements was John Cassavetes, who tried to keep me on that path. E sicuramente c'era qualcosa che mi dava la forza, mi spingeva proprio ad andare avanti, e una di queste cose, anzi di queste persone, era John Cassavetes, che mi ha spinto ad andare avanti per quella strada. Because he had seen, an attempt at a first film called Who's That Knocking? An attempt at a first feature, and he loved it, I didn't. Perché John Cassavetes aveva visto un primo tentativo, un primo inizio di Who's That Knocking, che a me non era piaciuto per niente, invece a lui sì. And that was sort of a rough sketch of what became Mean Streets. Ed era praticamente una prima prova, un primo schizzo di quello che poi è diventato Mean Streets.